Ben ritrovati popolo di Asciugone e Asciugoni, sempre bello rivedervi qui. Sono un po' stressata, devo dire, perché uno non fa in tempo ad asciugarvi sui primi passi che deve già mettersi ad asciugarvi su un altro argomento. Guardate che è una vitaccia la mia, eh. Oggi affronteremo un argomento che avrà sicuramente toccato tantissime famiglie all'ascolto durante quest'ultimo anno pandemico, ovvero l'isolamento in casa a causa Covid. Non so voi, ma qui in casa nostra noi credevamo a un certo punto di averla quasi fatta franca con il Covid. Era passato più di un anno, noi non l'avevamo ancora preso ed eravamo abbastanza sicuri di essere riusciti a sfuggire al mostro e di essere arrivati praticamente alla fine del tunnel quasi indenni. Insomma, ci sentivamo prossimi alla vittoria. Almeno io credevo così. E sebbene stessimo tutti ovviamente super attenti, avevamo un po' quella percezione di esserne in qualche modo immuni, no? Specialmente io e Tommy. Io e Tommy facciamo un lavoro che ci porta a incrociare un sacco di gente diversa quasi ogni giorno. Il fatto di non averlo preso per tutto quel tempo ci rendeva molto orgogliosi. Ci sembrava un miracolo. Ma la vita ha fatto prestissimo a smorzarci gli entusiasmi e l'8 marzo di quest'anno ci siamo fatti il fatidico tampone. Un paio di giorni prima dell'8 marzo, festa della donna, auguri Lodo, Teo aveva iniziato a stare poco bene, smoccolava, aveva un po' di tosse, dormiva malissimo e noi abbiamo pensato, ok, sarà l'ennesimo malanno da nido. A me era spuntata addirittura, mai avuta in vita mia, la sciatica. Avevo un dolore di sciatica allucinante. Un mal di corpo generale mai sentito, ma attribuivamo il tutto al fatto che Teo non stava dormendo niente e quindi di conseguenza nemmeno noi. Il pensiero di avere il Covid, ma non ci aveva neanche sfiorato il cervello proprio. Cioè, noi eravamo semplicemente stanchi. Finché la fatidica mattina dell'8 marzo, auguri Lodo, mi sono svegliata con 38,5 di febbre. Spossatezza, i brividi, oh che palle, la febbre, non ci voleva in quest'anno pandemico, adesso le febbri bisogna avvisare, quindi chiama il nido, no, guardate, non lo manderemo Teo perché io ho la febbre e poi forse dovevamo farci i tamponi perché io non sarei potuta rientrare in radio senza un tampone con esito negativo, quindi tutta la trafila che tanto ci annoia, no? Però più passavano le ore, più si creava questa atmosfera strana un'atmosfera strana in casa, si respirava un'aria un po' così di tensione, cioè se prima di allora non ci era mai capitato di pensare di avere il Covid, questa volta era un po' diverso. Tommy all'improvviso era diventato paranoicissimo. Mi diceva: "Guarda che secondo me questa è la volta buona, io me lo sento." E io: "Scusa Tommy, tu hai altri sintomi che non mi hai dichiarato? Mi stai omettendo qualcosa? Stai bene?" Sì, io sto bene, tu?" "Beh, io ho la febbre, però insomma, non è Covid. Dai, vuoi che abbiamo così sfiga? È una febbre, ho avuto 100 febbre in vita mia." Insomma, dopo qualche telefonata troviamo reperibile il buon Riccardo, che saluto, Riccardo ormai è come un fratello per me, un infermiere che trova un buco nella sua agenda e quel pomeriggio, primo pomeriggio, viene a farci un tampone a casa. È venuto più Riccardo a casa nostra che i nostri genitori in totale nella nostra vita. Anche nei mesi precedenti, vuoi per malesseri generali, febbriciattole, vuoi per lavoro, Riccardo era venuto a farci altri tamponi, quindi Riccardo è veramente famiglia. Ti vogliamo bene, Riccardo. Teo saluta più Riccardo che mio padre. Comunque, arriva Riccardo con tutto l'ambaradan, bardato come non so cosa, e il primo a farsi ravanare il naso è Tommy, tampone antigenico. Mentre aspettiamo l'esito del tampone di Tommy, Riccardo ravana il mio naso, e mentre ravanava me, si palesava lentamente il tampone di Tommy. Positivo. Il mio, giuro, non ci mette più di 30 secondi a processare l'esito. Sbam, positiva, fregata, cioè proprio così, subito, carica virale alle stelle. Ci è crollato il mondo addosso. Avevamo preso il Covid. Non poteva essere, dai, cioè, Riccardo, hai truccato i tamponi, non può essere. Fai il bravo, Riccardo, dai. Ma niente da fare, ce l'avevamo. Lui, il virus più famoso del mondo, la parola più pronunciata in TV da un anno a questa parte. Il fenomeno più spaventoso della nostra quotidianità aveva colpito anche noi. Io e Tommy ci guardiamo demoralizzatissimi, poi guardiamo Teo che era lì sul tappeto a giocare con i suoi giochini e ci chiediamo: ma sarà positivo anche lui? E adesso? Dovremmo fargli il tampone? E adesso? La domanda era: e adesso? E adesso niente, in primis abbiamo chiesto a Riccardo di farci subito anche un test molecolare, già che ce l'aveva lì nella valigetta, per confermare l'esito. Dopodiché a cascata, le telefonate, tante. Pediatri, medici di base, famiglie, amici, persone con cui sei entrato in contatto ultimamente, persone con cui hai lavorato, eravamo offuscatissimi.
in pochissimo tempo ci siamo resi conto di come sia veramente estesa la rete di contatti di una persona, anche se non ci fai caso. E ben presto ti accorgi anche di come tutti entrano in panico dopo la notizia che gli hai dato. Certo, perché sei appestato. Tu non lo sai, non lo fai apposta, ma inconsapevolmente potresti aver contagiato le persone a te care, che a loro volta potrebbero essere entrate in contatto con persone a loro care, le loro famiglie, aver contagiato anche loro. Una catena che non finisce più. All'improvviso ti senti veramente un pericolo e speri con tutto il cuore di aver fatto meno danni possibili. È come quando consigli a qualcuno un ristorante e quello ci va, ma si trova male e lo fanno pagare tanto. Cioè, una cosa così, però un po' peggio. Un po' tanto peggio. Quindi, i nostri conoscenti, le persone con cui avevamo lavorato in quei giorni, si sono sottoposte tutti subito a dei tamponi. Fortunatamente il danno, l'impatto era stato minimo. L'unico ad essere stato contagiato dalla sottoscritta era il mio compagno di radio, Gibba, che tutt'oggi mi ringrazia, che niente, è risultato positivo e a sua volta la sua famiglia, un disastro. Prego, Gibba. Quella sera, a cena, dopo un silenzio interminabile in cui veramente non riuscivamo a proferire parola, Tommy con voce mesta mi fa: comunque, era sembrato di non sentire sapori ieri. Eh? È da ieri che non sento sapori né odori. Ma sei cretino? Cioè adesso me lo dici? E lui, beh, certo che per come cucini non è che si senta tanto la differenza, eh? Oh! E poi da lì lo scervellamento su come potremmo mai averlo preso. Sarà stato Teo, ce l'avrà portato in casa dal nido, l'avremmo preso su qualche set, io in radio, non lo sapremo mai. Appena scopri di essere il Covid... Hai detto appena scopri di essere il Covid. Di essere? Il bello è che appena scopri di essere... Io sono il Covid. Il bello è che appena scopri di avere il Covid, ti senti un po' come la signora in giallo, hai bisogno di scoprire chi è l'assassino. Poi dopo 2 giorni non te ne frega più assolutamente una mazza, vuoi solamente guarire. Quello che era certo è che adesso ci si prospettava davanti uno forse dei periodi più difficili della nostra vita insieme a Teo. 21 giorni di isolamento con un bimbo di 1 anno, chiusi in casa senza mai mettere il naso fuori. Come avremmo fatto? Come si sarebbe ripercosso su di lui, che è in una fase leggermente attiva della sua vita? Lui che è in piena fase esplorativa, è un tornado, ha bisogno di fare continuamente cose diverse. Pensa, avrebbe spento la sua prima candelina in isolamento. Che beffa la vita, nato in lockdown, primo anno in isolamento. E poi la grande questione. Io da lì a 15 giorni avrei dovuto condurre live la finale di Italia's Got Talent. Che beffa la vita. L'anno scorso al 9° mese di gravidanza, quest'anno col Covid. La produzione mi dava 10 giorni di tempo per negativizzarmi e per dargli mie notizie, dopodiché giustamente avrebbero dovuto pensare a un'alternativa perché non potevano di certo aspettare me. Ma vabbè, alla finale di Italia's Got Talent ci penseremo tra 10 giorni quando avremo il tampone di controllo. Intanto preoccupiamoci di arrivare a questi 10 giorni. E non sapevo veramente come. Come? Come si fa? Come si fa a stare chiusi in casa sempre, tutto il giorno, 24 ore su 24, con un bimbo di 1 anno che devi seguire, a cui devi stare dietro, ma hai la febbre, ti senti male, sei spossato, non dormi niente, come si fa? E poi, come si intrattiene un bambino di 1 anno che ha una soglia di attenzione verso qualsiasi oggetto o giocattolo di 20 secondi circa? Come trovare l'equilibrio di 3 persone in casa per 10 giorni senza uscire di testa? Come? Volete sapere come? Comprando qualsiasi cosa online. Per un attimo ho pensato che il Covid fosse stata un'idea di Jeff Bezos. Il primo giorno di isolamento mi è preso il matto e, accecata dalla paura della noia, mi sono messa a comprare qualsiasi cosa, tipo ho comprato un'altalena per il terrazzo, il kit del piccolo pittore, una valanga di giochini e paperelle per la vasca da bagno, sì, quelli che se li tagli nel mezzo dopo un po' trovi un ecosistema di muffe e cose, non me ne fregava niente, con annessi effetti speciali per l'acqua, saponi frizzanti, saponini colorati, coriandoli di sapone. Poi per fortuna Tommy il giorno dopo mi ha spezzato la carta di credito. E per fortuna, con il primo compleanno di Teo, in isolamento sempre, è arrivata una nuova ondata di giochi e giochini nuovi, tra cui piscina di palline, cucinetta, vespa, triciclo, pianoforte e pista di macchinine, un Luna Park. Quindi, mettendo di fila tutti i minuti che Teo ha dedicato a queste nuove diavolerie, facendo un rapido calcolo, su 20 giorni di isolamento, Teo ha giocato con questi giochi 40 minuti circa.
Per il resto del tempo ha fatto il giro del divano una quantità preoccupante di volte. Ha chiuso porte, ha aperto cassetti, sbattuto il portello della lavatrice, tirato giù comodini da scaffali, entrato dentro la doccia, dentro le ceste dei vestiti, strappato foglioline dalle piante in terrazza, aperto e chiuso ripetutamente il mobiletto sotto al barbecue, pianto, sbavato, dormito. I giorni lentamente passavano e noi per fortuna stavamo benone. Io e Tommy avevamo deciso di tenere fino al tampone del decimo giorno le mascherine in casa tutto il giorno. Ci era stato detto che così le cariche virali non si sarebbero mescolate e fomentate a vicenda. Non sapevamo se fosse vero, ma abbiamo deciso di crederci. Avrei fatto di tutto pur di condurre la finale di Got Talent. Quindi per 10 giorni non ci siamo neanche avvicinati a Teo per dargli un bacino. E, visto che siamo molto disciplinati, abbiamo anche dormito tutti quanti in stanze separate, sempre per lo stesso motivo. A me la febbre è sparita dopo un paio di giorni, per fortuna, poi mi sono rimessa subito. Teo stava benone e Tommy ha recuperato sapori e odori nel giro di una settimana. Ciò che Tommy invece ha continuato ad accusare anche nei giorni a venire è stata la lacrima facile. Era sensibilissimo. Scusate, qualcun altro di voi con il Covid ha pianto tipo gravidramma da nono mese di gravidanza? Povero Tommy era triste, con i nervi a fior di pelle e spaventato. Frignava ad ogni messaggino solidale da parte di famiglia e amici che riceveva, anche quando magari solo ti scrivevano per offrirsi di portarti la spesa a casa. La più bella è stata quando ci consegnano la spesa dell'Esselunga e Tommy, bardato a distanza, fa il fattorino sul pianerottolo, già con l'occhio lucido: mi scusi, ma non posso lasciarle la mancia perché ho il Covid. Al che il fattorino gli risponde gentilmente: ma si figuri, ci mancherebbe altro. Scoppiato in lacrime, pianto tantissimo, tant'è che il fattorino quando è sceso ci ha ricitofonato per sapere se era tutto ok. Allo scadere dei 10 giorni, altro giro, altro Riccardo, altro tampone. Eravamo sempre tutti positivi, Teo compreso. Nel frattempo avevamo fatto il tampone anche a lui. Ciao ciao IGT, che vita di merda. Dopo 20 giorni, tutti negativi. Oh, felici ma con due balle fin per terra. Ora, a posteriori, dico che se il primo giorno veramente non riuscivamo a vedere una fine a questo tunnel, dopo tutto e col senno di poi, il tempo è passato, abbastanza velocemente. Mentre ci eravamo dentro, non pesava più di tanto. Certo, ogni giorno un pensiero a che punto eravamo del conto alla rovescia lo facevamo, però poi ci perdevamo nella nostra vita quotidiana insieme a Teo e ce ne dimenticavamo. Ci siamo persi a giocare con lui, a prenderci cura di lui, a studiare menù prelibati nuovi da fargli provare, a vederlo fare i primi passi, a festeggiare il suo compleanno, a spegnere le candeline in collegamento con le famiglie, a cantargli tanti auguri. Insomma, ancora una volta Teo ci ha un po' aiutato ad evadere dai pensieri tristi della quotidianità e ci ha consolato nei momenti particolarmente down. Posso dire che Teo è stato il nostro primo vaccino, quindi grazie Teino, grazie, perché mamma e papà sono stati decisamente molto meno forti di te e tu con due schiaffetti in faccia ogni tanto ci hai fatto rimanere lucidi e concentrati. Fossimo stati senza Teo, io e Tommy avremmo finito quei 21 giorni di isolamento da single, credo. Scherzo. Ma adesso basta asciugarvi col Covid, basta, basta, che lo fanno già tutti da un anno. L'appuntamento è alla prossima puntata qui con l'asciugona, settimana prossima, mi raccomando. Ho comprato il mio libro. Ciao.